Ogni giovedì di Quaresima alle 20:45 il Vescovo Dante prega insieme con una famiglia della diocesi cremonese. Potete ogni volta scaricare il testo della preghiera direttamente sul portale diocesidicremona.it. In questa ultima tappa della preghiera quaresimale in famiglia con il Vescovo, siamo oggi ospiti a Cingia de' Botti di Pierpaolo e Angela e delle loro due figlie. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti benediciamo, Padre, perché ci hai creati e ci hai donato il tuo Figlio Gesù. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Ti benediciamo, Signore Gesù, perché ci hai amati e con la tua venuta ci hai resi fratelli tuoi e figli del Padre. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Ti benediciamo, Spirito Santo, perché vieni in noi ad illuminarci e ad abitare nei nostri cuori. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Signore, aiutaci a prepararci alla Tua Pasqua. Aiutaci ad accogliere e comprendere la Tua parola, perché porti frutti nella nostra vita. Amen. Ci mettiamo subito in ascolto del Vangelo della Domenica delle Palme, che però non leggiamo per intero, ma soltanto una parte centrale, che racconta del processo di Gesù davanti a Pilato, del suo viaggio al Calvario e della sua morte in croce. Sentiamo allora il brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo tutta l'assemblea si alzò. Condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo. Impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re. Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna». Lo rinviò a Erode, a Gerusalemme. Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba». Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo: «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo che fa parte del racconto della passione di Gesù. In fondo ci sono come tre momenti o tre scene, potremmo dire. La prima scena è quella del processo di Gesù davanti a Pilato. Gesù ha già avuto modo di incontrarsi faccia a faccia con il Sinedrio, che l'ha giudicato da un punto di vista religioso, e adesso viene condotto a Pilato perché spettava al governatore romano il diritto di dare una pena di morte o meno. Ebbene, questa scena di Gesù davanti a Pilato, cos'è che ci richiama? Ci richiama da una parte colui che deve amministrare la giustizia e che in questo caso si trova proprio in grande conflitto con la sua coscienza. Perché interiormente Pilato lo dice del resto anche in maniera molto aperta: ma io non trovo niente di condannabile in quest'uomo. Però c'è la pressione di chi grida deve essere ucciso. Ecco il conflitto tra il ruolo di amministratore della giustizia e la coscienza. Non dovremmo mai venire meno al dettato della nostra coscienza. Pilato, da questo punto di vista, è proprio un esempio di incoerenza, di qualcuno che si lascia guidare dagli interessi della folla. Direi che dentro questa scena del giudizio si apre anche uno spiraglio, perché Pilato manda Gesù da Erode, quasi nel tentativo di dire: vediamo che cosa lui decide, che cosa lui fa. E qui l'unica sottolineatura è che Erode lo deride, così come ritorna frequentemente nel racconto della Passione che Gesù viene deriso. È deriso dai capi, dai sacerdoti, quando lui è già in croce, è deriso dai soldati. Pilato deride la sua coscienza. Questi personaggi deridono Gesù, ma in fondo è un non tenere conto, un non prendere sul serio, un deridere sempre la stessa realtà, la persona di Gesù e la tua coscienza, perché la tua coscienza è quella che ti rivela la voce di Dio. La prima scena. La seconda scena che mi piace ricordare è quella del percorso verso il Calvario, e lungo la strada quest'uomo viene invitato, anzi costretto, Simone di Cirene, a portare la croce dietro Gesù. Sottolineo volentieri questa parola "dietro Gesù", perché è una parola che non dice soltanto la posizione di Cireneo che porta la croce dietro Gesù, ma che richiama tutto un grande insegnamento di Gesù, che il Vangelo di Luca ha espresso qualche capitolo prima, quando dice addirittura nel contesto delle beatitudini, dice: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e venga dietro a me, la porti dietro a me. È la croce di Gesù che viene portata da quest'uomo. E questa croce in un certo senso impone al Cireneo di percorrere la stessa strada che percorre Gesù. In fondo mi fa pensare a due cose. La prima è che Gesù, quando ha invitato i discepoli a seguirlo
e li ha ammoniti subito di prendere la propria croce, aggiunge ogni giorno. Non tutti i giorni hanno la stessa portata della croce, però ce n'è una volta più grande, una volta più piccola, una volta, ma ogni giorno, perché è la condizione del discepolo. E la seconda considerazione che mi viene è che la croce di ogni uomo è la stessa croce di Gesù. In un certo senso potremmo dire, è ancora Lui che porta la croce attraverso di noi, così come l'ha portata quel giorno andando al Calvario attraverso il Cireneo. E da ultimo Gesù in croce, che dice questa parola straordinaria. Padre, perdona loro, quelli che lo stanno deridendo, quelli che l'hanno crocifisso, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E anche questa espressione traduce nell'esperienza di Gesù qualcosa che lui ha insegnato, quando ha detto amate i vostri nemici, pregate anche per quelli che vi perseguitano, fate del bene a quelli che vi odiano, che è la grande novità, il grande cambiamento che Gesù propone ai suoi discepoli. E aggiunge, perché se voi amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Non fate nulla di straordinario, è una cosa normale. Quello che è straordinario per il mio discepolo è amare anche quelli che non lo amano. Pensiamo ai martiri. Quanti martiri sono morti perdonando? Mi viene in mente, tanto per ricordare un personaggio che è ancora vivo nella nostra memoria, Suor Laura Mainetti, no? Quella suora di Chiavenna, che mentre le tre ragazze stavano pugnalandola, lei continuava a dire ma non fatelo, ma non vi rendete conto che fate qualcosa di male, ma io vi perdono, io vi perdono. Ecco, raccogliamo volentieri questo messaggio, che è il messaggio di Gesù, un messaggio che rivive nell'esperienza della Chiesa anche oggi. E in questo spirito ci avviamo oramai verso la Settimana Santa. Eccellenza, sì. Leggendo con Angela questo passo evangelico abbiamo notato un aspetto particolare, cioè l'affollamento di questo ambiente, di questa situazione, l'assemblea, i capi sacerdoti, la folla, poi Pilato, Erode che si rimbalzano, Gesù, poi i malfattori, Barabba e alla fine anche il centurione, la figura del centurione. E mi ci è sembrato significativo, molto significativo, ciò che dice il centurione nel momento in cui Gesù versa sulla croce. Si accorge che è successo qualcosa di straordinario, di particolare. Quindi ci è venuto da pensare a quando Gesù parla dei piccoli ai quali sarà rivelato il regno dei cieli. Quindi anche questo centurione appartiene alla schiera dei piccoli. Perché infatti lui alla fine, no, fa questa bella professione di fede, no? Che sì, è veramente davvero, quest'uomo era giusto. Era giusto. E in fondo in quel momento lì la sua coscienza dice io ho dovuto partecipare a questa condanna, però mi rendo conto che quest'uomo era giusto. Io, Eccellenza, volevo sottolineare la figura del Cireneo che accompagna Gesù, come ha detto lei prima, giustamente dietro, però condivide con lui questa gravosa, no, camminata verso il Calvario. E mi chiedevo oggi a noi questa figura, il Cireneo, che cosa può dire,
come ci può insegnare a seguire appunto Gesù come lui in fondo ha fatto. Mi ricordo che il Vangelo dice lo hanno costretto, angariato, no? E a volte anche noi quando ci troviamo sotto qualche croce non è che subito diciamo oh che bello, sono contento che mi è capitato, era un pezzo che l'aspettavo. Siamo anche noi in qualche maniera ci sentiamo angariati. Però è bello poi arrivare a dire l'accetto liberamente, condivido, ecco come dicevi tu Angela, condivido, perché Gesù l'ha portata proprio liberamente, no? Lo diciamo ogni volta nella celebrazione eucaristica, la seconda preghiera eucaristica, liberamente, ecco, Gesù si è offerto, in sacrificio, liberamente. E pensiamo quante persone proprio liberamente aderiscono, offrendo la propria sofferenza, le proprie fatiche. Ecco, facendoci, come dire, anche noi in qualche maniera interpreti delle voci di tutti quelli che ci stanno seguendo, insieme con loro, uniti idealmente, preghiamo. Dopo aver ascoltato questa parola, dopo che la fiamma ha costituito per noi un motivo di comunione, preghiamo insieme. O Padre, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, soprattutto per il dono di amore del tuo Dio Gesù. Insegnaci ad amare come ami tu. Accompagnaci e guidaci sulla strada della santità. Aiutaci a vivere con partecipazione e consapevolezza i momenti forti di questa settimana santa insieme con la nostra comunità, per celebrare rinnovati la Pasqua del tuo Figlio Gesù. Signore, dona alla nostra famiglia pace, gioia e benedizione. Aiutaci a volerci bene, a rispettarci e a sostenerci in ogni necessità, a godere delle piccole cose, a perdonarci gli uni gli altri, attenti alla tua parola che ci chiama a crescere nell'amore. E guidati dallo Spirito che suscita in noi la gratitudine e l'amore dei figli di Dio, preghiamo insieme il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E questa benedizione che conclude il nostro momento di preghiera rimanga questa casa, nella vostra famiglia. Grazie, eccellenza. Vi accompagni e poi da qui si diffonda anche a tutte le altre famiglie che ci hanno seguito nella preghiera. Grazie. Thank you.
Ogni giovedì di Quaresima alle 20:45 il Vescovo Dante prega insieme con una famiglia della diocesi cremonese. Potete ogni volta scaricare il testo della preghiera direttamente sul portale diocesidicremona.it.